Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Allora, questo video è un video di meccanica, parleremo di pompe idrauliche, daremo una breve definizione di prevalenza manometrica, prevalenza totale, prevalenza geodetica di una pompa e poi faremo un paio di esercizi. Okay. Allora, cominciamo con la prevalenza manometrica. Allora, cosa possiamo dire la prevalenza manometrica? Allora, lo scriviamo qua sotto un attimo come titolo. La prevalenza manometrica. Allora, come definizione, la prevalenza manometrica è definita con la lettera HU. Scusatemi, lo scriviamo un po' meglio, che fa schifo. Allora, H col pedice U, ok? Espresso in metri di colonna di fluido. È la variazione di carico che può essere misurata con un manometro posto tra la bocca di mandata e la bocca di aspirazione della pompa. Ok? La prevalenza manometrica HU è perciò data dalla differenza tra carico totale, diciamo H2, alla bocca di mandata e il carico totale H1 alla bocca di aspirazione della pompa. O meglio, prevalenza manometrica HU la definiamo come, ok? Carico totale. La bocca di mandata meno il carico totale nella, scusate, nella bocca di mandata e la bocca di aspirazione, quindi differenza tra carico totale la bocca di mandata e la bocca di aspirazione, che poi in termini, diciamo così, di valori si esprime, di formule si esprime come P2, quindi la solita equazione di Bernoulli, P2 meno P1 fratto rho per G, abbiamo già visto, no, questa equazione, più V2 al quadrato meno V1, quindi questa qua è la quota cinetica, la solita formula, più Z2 meno Z1, ok? Prevalenza manometrica. Poi abbiamo la, quindi vedete che abbiamo come al solito, questa qua è la quota di pressione, ok? Quota di pressione, questa qua è la quota cinetica, ve la segno così, e questa qua è la quota dovuta all'altezza, no? O la parte geodetica tutto sommato della forma. E allora definiamo poi una prevalenza totale, ok? Allora, sì, sono definizioni molto veloci, per poi fare esercizi. Prevalenza totale definita con la lettera HT, ma potete usare qualsiasi lettera, è solo una simbologia, ma allora, la prevalenza totale HT è data dalla prevalenza manometrica appena definita meno le perdite di carico nella condotta e nella pompa. Ovvio che il fluido, come abbiamo visto, avrà delle perdite concentrate e distribuite lungo il tubo di mandata, il tubo di aspirazione e nella pompa. Questa differenza dalla prevalenza totale, sempre ovviamente in metri, come era in metri questa e in metri anche questa qua. Okay? E poi l'ultimo. Ok, allora è la prevalenza geodetica. Che è molto che ovviamente è banale perché non è altro ovviamente che la differenza di altezza del tubo di mandata e il tubo di aspirazione. Quindi è Z2 meno Z1. Ok. Vi ricordo questi tre termini, ma giusto per il passo veloce. Allora, P2 cosa, P1 cosa sono? Sono le due pressioni. P2 è la pressione di mandata meno P1, la pressione di aspirazione, ok? Fratto la densità del fluido per la G, l'accelerazione di gravità, più la quota cinetica, che è velocità del fluido nell'uscita del tubo di mandata meno la velocità del fluido nell'aspirazione, all'inizio del tubo di aspirazione. Al quadrato fratto due volte l'accelerazione di gravità più la quota geodetica, come abbiamo detto, che è la differenza di altezza da un certo punto di riferimento preso apposta, appositamente, fra il tubo di mandata e il tubo di aspirazione. Ok? Questa è un po' la definizione delle tre prevalenze. Ok? Facciamo ora un paio di esercizi in merito a queste definizioni. Allora, vediamo un attimino questo qua. Allora, durante la prova di una pompa centrifuga, un misuratore di pressione
legge alla bocca di aspirazione la pressione P1, quindi abbiamo la pressione P1 o di aspirazione, ve lo scrivo, pressione P1 di meno 40 kPa, ok? E alla bocca di mandata P2, scusate. Questa qua è la mandata della mandata è 300 kPa, ok? Allora, l'aspirazione è ovvio, no? Che la pressione sia negativa, chiaramente. Ovviamente la mandata invece giustamente è positiva. Okay. Il diametro di D1 del condotto di aspirazione è pari a 300 mm, quindi D1, aspetta, scriviamo diametro aspirazione così chiariamo bene i valori. Quindi diametro aspirazione abbiamo detto che è 300 mm. Poi sappiamo il D2, cioè il diametro della mandata, tubo di mandata, il diametro della mandata, che abbiamo detto che è 250 mm. Ok? Mentre la bocca di mandata si trova 1 metro di sopra della bocca di aspirazione, quindi sostanzialmente succede questo, che avete la vostra pompa. Ok, allora la quota fra la mandata e l'aspirazione è 1 metro. Ok, la differenza di quota sarebbe sostanzialmente Z2 meno Z1 è 1 metro. Ok, in quella formula è la differenza. Poi vi dice che la portata d'acqua, portata volumetrica della pompa è 0,1 metri cubi al secondo. Ok, quindi sappiamo anche che la portata, quindi volumetrica, ve lo scrivo, portata volumetrica è 1 metro cubo al secondo. Ok, allora dobbiamo calcolare la prevalenza manometrica HU della pompa, la prevalenza interna H, in ipotesi che la perdita per l'esistenza passiva sia 4,2 metri di colonna d'acqua. Ok. Allora, cominciamo con prevalenza manometrica HU. Allora, prevalenza manometrica HU la dobbiamo calcolare con la formula classica. Quindi sappiamo che per definizione HU abbiamo detto che è P2 meno P1 fratto ρ per G più V2 al quadrato meno V1 al quadrato fratto 2G più Z2 meno Z1, che è la nostra equazione di Bernoulli fondamentalmente. Allora, in questa equazione conosciamo le pressioni che sono assegnate, la differenza di altezza, Z2, quindi conosciamo sostanzialmente questo termine, questo qua lo conosciamo, conosciamo anche questo termine completamente, no? Allora, e conosciamo. Non sono note quindi le velocità dell'acqua nei conti di aspirazione di mandata e quindi dobbiamo ricavare queste velocità, cioè il V2 e il V1. Ok? Allora, come facciamo? Usiamo l'equazione di continuità, cioè portata volumetrica, sapete che è uguale all'area per la velocità, quindi la velocità è uguale alla portata volumetrica fratto l'area. Ok? Quindi, utilizzando questa formula inversa, calcoliamo la V1, che sarà 4 volte portata volumetrica fratto pi greco di 1 al quadrato, che è uguale a 4 per 0,1 metro cubo al secondo fratto pi greco per 0,3 metri al secondo, al quadrato, scusate. Il risultato viene 1,41 metri al secondo. Ok? Questa ovviamente è la vostra V1. Calcoliamo la V2, stesso metodo, stesse formule. Quindi la V2 sarà data da 4
1 punto pi greco diametro 2 al quadrato, che è uguale a 4 per 0,1 metri cubi al secondo fratto pi greco per 0,25 al quadrato, mi viene 2,04 metri al secondo. I risultati sono coerenti, sì, perché nel tubo di mandata il tubo di mandata ha un diametro più piccolo, quindi è ovvio che avendo la stessa portata volumetrica avrete una velocità dell'acqua più alta, vedete? Quindi è coerente il calcolo fatto, no? Per un primo controllo. Con questi valori adesso calcoliamo la nostra prevalenza totale, cioè scusate, manometrica, e quindi applichiamo nella formula. Avremo, la formula è la solita, ve la riscrivo velocemente, rho per g più v2 al quadrato meno v1 al quadrato fratto 2g più z2 meno z1, ok? Qui i termini li avevamo tutti, ci mancavano v2 e v1, li abbiamo calcolati. Adesso andiamo a calcolare i valori, quindi abbiamo 300.000, facciamo in Pascal, meno 40.000 Pascal fratto 9,81 per 1000, la densità dell'acqua, esatto, dell'acqua, più 2,04 al quadrato meno 1,41 al quadrato fratto 2 per 9,81 più un metro, che è la differenza tra z2 meno z1, ok? Prevalenza totale viene 34,66 più 0,11 più un metro, il che viene 35,77 metri, ok? Questa qua è la prevalenza totale, cioè la manometrica, scusate. Scusate, ma sono le 6 di mattina. Devo ancora bere caffè. Quindi ogni tanto ho qualche imprecisione. Allora, prevalenza interna. Ok. Allora, prevalenza interna I. Non l'ho definita, Non l'ho definita nelle precedenti definizioni, comunque è la prevalenza manometrica più le perdite. Okay? Le perdite abbiamo detto che resistenze passive sono 4,2 metri di colonna d'acqua, quindi avete 35,77 più le perdite, cioè più 4,2 metri, viene 40 metri. Okay? Quindi prevalenza interna. Sono 40 metri. Okay. Scusate, non l'ho definita precedentemente, però è talmente banale che si può vedere anche direttamente, diciamo, nell'esercizio. Ok. Non credo ci siano grosse problematiche. Ok. Ne facciamo ancora uno di esercizio. Non sarà un video lungo, sarà un video abbastanza corto. Faremo un altro esercizio e basta. Quindi, allora, una pompa trasferisce una portata di acqua pari a V punto, okay, 0,04 metri cubi al secondo, okay, da un bacino ad un altro attraverso un tubo avente un diametro pari, quindi il tubo di mandata e di aspirazione è lo stesso, no? Pari a 150 mm, ok? L'altezza di aspirazione z vale 2 metri, mentre quella di mandata sono 50 metri, quindi z è 1, sono 2 metri, e z2, quindi sostanzialmente avete una situazione del genere, è molto semplice, è un esercizio banale direi, un bacino, avete la vostra pompa, va a pescare, diciamo così, in questo bacino e butta l'acqua sopra, no? Allora, questa quota è 50 metri e questa quota invece è 2 metri. Ok, molto semplice. Il tubo, vedo che è un diametro di 150 mm, ok? Poi le perdite di carico nei conduttori di aspirazione di mandata sono rappresentate dalla quantità, diciamo così, dal valore 17 V quadro fratto 2G, ok, dove V è la velocità dell'acqua all'interno dei condotti, ok?
Ovviamente, dove V, quindi velocità. Velocità H2O nei condotti. Nei condotti. Nell'ipotesi che ambedue i bacini sono soggetti alla pressione atmosferica, quindi allora sostanzialmente non c'è diciamo così, la quota nell'equazione di Bernoulli P1 meno P2 fratto rho per G non c'è, che vale 0, perché vi dice che le pressioni applicate nei due condotti alla fine cioè all'inizio dell'aspirazione di mandata, scusatemi, alla fine del tubo di mandata e all'inizio, scusatemi, allora la pressione P2 all'uscita del tubo di mandata e la pressione P1 all'ingresso del tubo di aspirazione sono uguali, quindi essendo P2 uguale a P1 avete che questo termine, cioè la differenza è 0, quindi P2 meno P1 viene 0, quindi il termine diciamo di pressione non c'è nell'equazione di Bernoulli. Allora le richieste sono calcolare la perdita di carico totale nei condotti, la prevalenza totale HT e la prevalenza manometrica HU. Quindi procediamo a fare questo calcolo abbastanza semplice peraltro. Allora, cominciamo a calcolare la perdita di carico nei condotti. Quindi punto 1, perdita di carico nei condotti. Io lo scrivo, nei condotti. Allora. Cosa facciamo? Allora, calcoliamo, dobbiamo calcolare la velocità V fondamentalmente, quindi ci serve per le perdite di carico, perché le perdite di carico ce l'hanno espresso come un termine di velocità, no? Quindi partiamo dalla definizione di, abbiamo portata volumetrica da questa, sappiamo che la portata volumetrica è uguale all'area per la velocità, questa è l'area, l'area del condotto, per la velocità del fluido nel condotto, quindi facciamo la formula inversa, ricaviamo che la velocità è uguale a 4 volte portata volumetrica fratto pi greco diametro del condotto al quadrato. Quindi avremo 4 per 0,04 metri cubi al secondo fratto pi greco, tutto in metri, per 0,15 al quadrato. Così ci verrà la velocità in metri al secondo. La velocità viene 2,26 metri al secondo. Vedete che l'avete già calcolata, è molto semplice, è molto molto semplice. A questo punto, da questo, ricaviamo che le perdite di carico, se andate a vedere, ce l'avevano quotate come 17 volte la velocità fratto 2g, vero? Quindi queste perdite, ve lo scrivo qua, è perdite di carico. Le calcoliamo, quindi 17 sarà 17 per 2,26 fratto 2 per 9,81. Questo valore viene 4,43 metri. Quindi il primo valore che ci serviva, cioè la perdita di carico, abbiamo calcolato è 4,43 metri. A questo punto ci hanno chiesto la prevalenza totale, quindi punto 2, prevalenza totale. Allora, in questo caso la prevalenza totale come facciamo a calcolarla? Allora, la formula è la stessa, no? Quindi ve la riscrivo, la formula di Bernoulli. Non cambia nulla, è la solita formula. Va bene, allora questo termine abbiamo detto che è 0, no? Perché le pressioni sono uguali, le velocità nei condotti ci ha dato un diametro unico, quindi presumiamo che la velocità nei condotti di mandata e di espirazione sia uguale, quindi se V2 è uguale a V1, questo termine se ne va, resta solo questo termine, che è 50 meno, che è 50. Che è 50 meno 2,
2 viene 48 metri, quindi la prevalenza totale corrisponde anche alla prevalenza geodetica, ok? Che è data da Z2 meno Z1 e quindi viene 48 metri. Ok? Adesso potete calcolare anche la prevalenza manometrica, ok? La prevalenza manometrica, quindi 3. Scusate, qua ho usato un pedice scorretto, è la prevalenza totale, pardon, la prevalenza manometrica, la prevalenza manometrica HU in questo caso corrisponde ovviamente alla prevalenza totale più le perdite, quindi 48, quindi HT, quindi più le perdite. Allora, la totale abbiamo detto corrisponde alla geodetica ai 48 metri, le perdite erano 4,43 se non sbaglio, 4,43 metri. Allora, questo qua fa 52,43 metri. Ok, che è questa. Ci vediamo al prossimo video.